Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Scuole superiori, ancora mistero sulla riapertura in presenza. La data dell'11 gennaio, stabilita dal Consiglio dei Ministri a inizio settimana, registra già le prime deroghe regionali. Dal 25 gennaio della Campania al 1 febbraio delle Marche, molti gli slittamenti dovuti all'aumento dei contagi Covid e al temuto arrivo della terza ondata. In Sardegna regna ancora l'incertezza. Al ritorno degli alunni in classe, seppur al 50%, già da lunedì prossimo nessuno crede. L'ipotesi più accreditata posticipa il rientro al 1 febbraio o, come starebbe valutando il Presidente della Regione, al 18 gennaio. E proprio da Christian Solinas si attende un'ordinanza entro le prossime 24 ore che metta un punto fermo alle speculazioni e alle domande di genitori e operatori scolastici. A pesare sulla decisione del governatore sardo potrebbero essere i trasporti, ritenuti tra i principali indiziati dell'impennata di casi da SARS-CoV-2 nel periodo scorso tra i ragazzi. Intanto ieri nessuna controindicazione all'arrivo in classe di circa 5 milioni di piccoli allievi di materne, elementari e medie in tutta Italia. Per quelli più grandi invece la certezza della didattica viene per adesso soltanto dalla DAD. Dal 7 al 9 sì alle lezioni da remoto. Da capire se la modalità telematica, ormai divenuta familiare nel 2020 agli studenti dello stivale, divenga una prassi anche nei prossimi mesi del nuovo anno. Terza ondata Covid in arrivo. Il governo prepara divieti e restrizioni. Risale la curva epidemiologica, peggiora l'indice RT, le terapie intensive riprendono a riempirsi. Un quadro allarmante denunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che vede il passaggio in fascia arancione di mezzo paese da lunedì 11 gennaio. A rischio zona rossa Lombardia, Veneto, Sicilia e almeno altre quattro regioni, mentre la Sardegna, forte di un RT al 0,78, potrebbe rimanere gialla. Ma le previsioni non sono rassicuranti. A vaticinare scenari foschi la Fondazione Gimbe, che registra il segno negativo dell'isola in quattro parametri. Nella settimana tra il 16 e il 22 dicembre 2020 si è rilevato un aumento dei casi totali da contagio del coronavirus dell'8% e del 6% negli ultimi 14 giorni, a cui aggiungere il numero dei test per 100.000 abitanti e il confronto casi testati e positivi che si attesta sul 13,1%. Nessuna regione italiana, sottolinea Gimbe, si trova in questa situazione. La GENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, certifica invece un dato positivo. In Sardegna la soglia del 30% per i posti letto in terapia intensiva da Covid-19 è ancora lontana, così come quella per i posti letto in area medica. E intanto, ritornando sul fronte nazionale, si lavora per il nuovo DPCM, che entrerà in vigore, si presume, dal 16 gennaio, rinnovando molte restrizioni oggi operative. Nonostante il lungo periodo di emergenza sanitaria, non si è mai fermata l'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Toscana, Sardegna e Umbria in favore dell'utenza e a sostegno delle imprese sul fronte delle agevolazioni e delle compensazioni economiche in materia di accise. Nel 2020, infatti, gli uffici presenti sul territorio delle tre regioni hanno liquidato agli operatori agevolazioni economiche per complessivi 130.539.753 euro. Sono state evase quasi 20.000 richieste di rimborso e sono stati erogati 93.710.382 euro per gli operatori del settore autotrasporti, 512.293 al settore taxi e 36.317.076 come rimborsi di accise versate in eccesso. Resta alta l'attenzione dell'Agenzia, si legge in una nota stampa, per il sostegno all'economia del Paese in un'ottica di semplificazione dei rapporti con l'utenza. Tra le categorie più colpite dalle restrizioni decise dal governo a contrasto della pandemia c'è quella dei ristoratori. Durante le festività natalizie le serrande di questi esercizi sono rimaste abbassate ed ora dovranno chiudere anche nel weekend. Il 7 e l'8 tutta l'Italia diventa zona gialla, il che significa per la ristorazione un'apertura dei due giorni feriali fino alle 18 e poi con la zona arancione nel fine settimana è prevista una nuova chiusura totale. Un provvedimento contestato da diversi ristoratori italiani e in particolare
particolare dal Mio Italia, Movimento Imprese e Ospitalità, che ha deciso come segno di protesta per una serrata nazionale nei giorni del 7 e dell'8. Per noi ristoranti non è facile, un apri e chiudi così, due giorni apro, una settimana chiudo, due giorni apro, non siamo interruttori da aprire e chiudere al momento in cui si desidera. Ad oggi dovevano essere già programmate le cose, senza contare che ci ritroviamo tantissimi di noi ancora a ricevere i primi ristori. Conviene chiudere, riaprire lunedì, se ci fanno riaprire, come fai? Sono più le spese che non i guadagni. Se non ci danno un colpo di mano, siamo rovinati. Vuoto. Di questo periodo, per esempio, noi ci ha bruciato l'Epifania, che l'Epifania era proprio il mimo, no? Nulla, così qua noi prenotazioni le prendiamo settimana per settimana, figurati. Si rischia un'invasione fuori controllo delle gazze che stanno già creando non pochi problemi agli agricoltori, aggiungendosi a quelli già cronici causate dalle cornacchie dei cinghiali. A denunciarlo è Coldiretti Nord Sardegna, riproponendo un problema sempre attuale per le campagne acuito dalla presenza di una nuova specie aliena all'isola, ma che da qualche anno è arrivato nel Nord Sardegna proliferando velocemente nel Sassarese. Come denunciamo da tempo, la questione selvatici non è stata mai affrontata in modo serio ed organico, denuncia il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Qualbo. Non abbiamo alcun censimento o stima sul loro numero e distribuzione nel territorio, secondo Coldiretti Nord Sardegna. Si ha contezza del loro proliferarsi solo dalle testimonianze degli agricoltori e allevatori, che denunciano danni alle colture a causa dell'invasione di cornacchie, cinghiali, cervi, nutrie e gabbiani. I cinghiali inoltre sono diventati un problema di sicurezza per i diversi incidenti stradali con vittime e consistenti danni. La fauna selvatica, conclude il presidente Battista Qualbo, è fuori controllo e quindi necessario trovare collegialmente soluzioni vere e concrete. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Mascherine chirurgiche per adulti e bambini a 20 centesimi. Mascherine FFP2 a 99 centesimi la confezione singola. La confezione da 100 pezzi a 75 centesimi. Mascherine lavabili a 20 centesimi la confezione singola. Nel nostro punto vendita sono disponibili i presidi di protezione individuale e tutti i prodotti per la sanificazione. Proteggiti dal coronavirus con Sidernet. Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29€. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Un maltempo che sembra non dare tregua all'isola, con ingenti danni su tutto il territorio. Le continue piogge insistenti per tutto il mese di dicembre e anche durante l'inizio del nuovo anno hanno provocato numerosi allagamenti e diversi danni, come nel sito archeologico di Sant'Imbeni ad Alghero. Vista la situazione drastica delle capanne del Nuraghe completamente inondate dall'acqua, sul posto è arrivata la protezione civile. Un sopralluogo delle autorità preposte nella Villa Romana e nel villaggio di Sant'Imbeni ha accertato la disastrosa condizione causata dal maltempo. Numerosi i volontari che hanno prestato la loro opera, come la Misericordia di Alghero, per ripulire il sito e far defluire le acque con mezzi meccanici. Per l'assessore alla cultura del comune di Alghero, Marco Di Gangi, l'intervento della protezione civile è stato determinante per mettere in sicurezza il sito archeologico.